Buonasera, Sporty Ladies, benvenute al secondo allenamento a casa. Ah, perché anch'io resto a casa e mi alleno con Missy Sporty. Mentre aspettiamo che si collegano tutte, io vi spiego un po'. L'allenamento di questa sera sarà un allenamento bruciagatti. Ok, quello che andremo a fare saranno 8 esercizi, organizzati nel seguente modo: gambe, braccia, addome, aerobico. Gambe, braccia, addome, aerobico. Ripeteremo questi 8 esercizi per 3 volte. Ok? Quello che andrò a fare è eseguire due tipologie di esercizi, quindi una versione un pochino più facile, una versione un pochino più strong. Ok? Decidete voi veramente quale tipo di versione scegliere. Ok? Quello che ci servirà per il nostro allenamento di oggi saranno due bottiglie di acqua, che siano piene, mi raccomando. Le mie bottiglie oggi sono azzurre perché gli allenamenti che stiamo facendo li stiamo facendo per stare vicine. E vogliamo che questo nostro star di vicino sia esteso un po' a tutta la famiglia, a tutte le persone a voi vicine, quindi anche ai vostri amici di casa. Oltre alle bottiglie, quello che ci servirà è un tappetino, ok? O comunque una superficie morbida, okay, per poter lavorare in comodità. Ora direi che siamo abbastanza tutte collegate, io partirei. Ok, partiamo con un riscaldamento, okay, qualche minutino di riscaldamento per attivarci, perché non so da dove arrivate, cosa avete fatto fino ad ora, okay, così ci scaldiamo un po'. Dopodiché ci alleneremo veramente e finiremo con qualche minuto di stretching, molto molto importante, non abbandonatemi allo stretching. Il nostro allenamento verrà scandito sempre dalla nostra voce cambio stazione, che noi conosciamo benissimo. Detto questo, mi raccomando, allenamento comodo, raccontateci, scriveteci, commentateci, tutto quello che volete dirci, ok? Questo è il nostro unico mezzo per comunicare, quindi siete liberi di commentare quello che volete. Detto questo, partirei. Andiamo con le canne. Iniziamo blando blando. La nostra fase di riscaldamento saranno 4 esercizi, che poi ci torneranno utili nelle fasi aerobiche del nostro allenamento di oggi. Ok? In questi 4 esercizi utilizzeremo sia gambe che braccia, perché come vi ho raccontato prima, l'allenamento di oggi fa lavorare un po' tutto. Quindi ci teniamo caldo tutto il corpo, caldo e movimento. Ok? Purtroppo ci accompagnerà solo il cambio stazione questo allenamento. Quindi a casa siete liberi di mettervi la musica che più vi carica, la musica che più preferite per accompagnarci in questi 30 minuti di allenamento. Non alzatela troppo, però non sentite la mia voce. Cambiamo e via. Apro, chiudo, di qua e di là. Sentitevi liberi di andare alla velocità che preferite, ok? Ricordatevi che l'allenamento per noi è sempre molto personalizzato. Se però riuscite a mantenere la mia velocità, lavoriamo in sincronia. È sempre più divertente. E andiamo, apro, chiudo, apro, chiudo. Chi ci sta seguendo, chi ci sta seguendo, sarei curiosa di saperlo. Metta dei cuoricini, ormai penso l'abbiate imparato, cuoricini per chi ci sta seguendo e si sta allenando. Mentre un bel like per chi ci sta seguendo per avere un po' di compagnia. In questi giorni, insomma, non fa mai male. Vorrei tanto avervi qui, vorrei tanto aver qui le mie colleghe. E andiamo con una forchettina. E andiamo, andiamo, andiamo. Anche qua regolatevi la vostra velocità, la vostra intensità. Piano, piano. Anche per chi sceglierà poi di fare gli esercizi meno strong, una corsettina a ginocchia basse, lenta lenta, riusciamo a farla tutte, ok? Andiamo, andiamo, andiamo. Da quante siete? Raccontateci, la mia curiosità, ammetto, è dove vi state allenando. Se vi siete chiusi in camera,
o state condividendo l'allenamento con la famiglia, raccontateci tutto. Andiamo. Dobbiamo scaldarci per bene. Via. Ultimo. Apro, chiudo. Chi non se la sente di fare jumping jack, continua con la corsettina ancora qualche secondino. Chi invece se la sente, apre e chiude con me il jumping jack. Andiamo. Mancano pochi secondi, abbiamo finito il nostro riscaldamento. Poi pronte e iniziamo il nostro workout. Andiamo. Commentate, scriveteci. Andiamo. Pronti per il nostro allenamento? Partiremo con le gambe. Poi alleneremo le nostre braccia e un po' di addome che non fa mai male, eh? Pronte? Ok. Il nostro primo esercizio, versione strong. Prendiamo le nostre bottiglie e andiamo. Facciamo un bel piegamento sulle gambe. E su. Giù. E su. Le bottiglie stanno di fianco alle nostre gambe. Le spalle lontano dalle orecchie. Su. Giù. Mi raccomando, il peso viene sui talloni. Se voglio controllare bene il mio peso, sto giù, sento il mio piede. Quindi dove ho il peso? Davanti o dietro? Se fosse avanti, porto tutto il peso indietro. E su. Versione facile, a corpo libero. Quando salgo braccia lungo i fianchi, quando scendo dalle piede in avanti. Ok. Secondo esercizio. Prendo le mie bottiglie, piedi aperti quanto la larghezza delle nostre spalle, ginocchia leggermente strette, addome contrattissimo e su. Quello che devo fare è controllare il mio gomito. Quindi il mio gomito sta bene vicino al nostro busto, come se avessimo due segni in bianco qua, tra il nostro braccio e il nostro busto, che dobbiamo tenere stretto e non fare cadere. Su. La versione facilitata, semplicemente una bottiglia. Su. Gli accorgimenti sono distesi, ok? Controllo bene il mio gomito. Cambiamo esercizio. Addome. Prendiamo una bottiglia, ci sdraiamo sulla nostra superficie comoda che abbiamo scelto. Gambe belle tese, versione strong. Salgo e scendo piano. Salgo e scendo piano. Nella discesa, snocciolo bene la colonna, vertebra per vertebra. E su, versione easy. Piego le gambe, bottiglia dentro la nuca. E su. Contraggo bene dentro l'ombelico. Torno sempre giù e salgo. Cambiamo. Tocca il nostro aerobico. Jumping jack. E via, vi ricordo. Versione facile. Vado, apro, chiudo. Apro. Belle coordinate, lente. L'importante è che rimango in movimento. Come sta andando? Spero molto bene. Spero molto divertente, mi raccomando, belle cariche. Torniamo alla versione difficile.
sia con me, segua il mio ritmo, così ci alleniamo insieme. E andiamo al nostro cambio stazione e cominceremo con un esercizio per le nostre gambe. Ok, versione più strong. Squat, slancio, squat, slancio. Ok? Contraggo forte l'addome che mi permette di stare bella dritta col busto nel momento in cui eseguo lo slancio. Addome forte. Mentre la gamba sale invece mi preoccupo di contrarre bene il mio gluteo. Versione facile. Slancio, slancio. Anche in questo caso quello che dobbiamo controllare è sempre lo stesso. Busto, bello, dritto. Sorridere, sempre, e via. E va. Tenete il mio ritmo. Cambiamo. Riprendo le mie bottiglie d'acqua, sempre belle piene. Piedi sempre divaricati quanto la larghezza delle mie spalle. Porto le braccia su, piego e salgo. Anche in questo caso, quello che dobbiamo controllare è sempre il mio gomito. Quindi che sia bello fermo e vicino alla mia testa. Muovo solo l'avambraccio dietro e su. Dietro e su. Dietro e su. Continuate a farlo, versione semplice, una bottiglia, sempre controllando il mio gomito. Ricordatevi il vostro addome sempre in contatto, soprattutto quando lavoro con le braccia lontano dal corpo, ok? Cambiamo. Ok, facciamo gli addominali, quindi ci riposizioniamo sulla nostra superficie bella, comoda. Mi sdraio, versione strong, sollevo le gambe, belle tese, contraggo forte l'addome, ok? L'altezza delle gambe la regoliamo insieme, più le gambe sono basse più l'esercizio è difficile, però devo controllare che la schiena rimanga appoggiata al terreno, nel momento in cui la abbasso e si solleva la schiena, non va bene. Tengo, tengo. Versione easy. 1, 2, 3, 4. Addome, sempre, super, contratto. Cambiamo. Andiamo con il nostro aerobico. Corsettina sul posto. Ok? La conosciamo. Versione qui, vado, muovo sempre anche le braccia, e su. Ok, chi è con me nella versione strong, torna sulla corsettina sul posto, in attesa del nostro cambio stazione. Abbiamo finito il primo giro, 8 esercizi total body. Abbiamo ottenuto la nostra frequenza cardiaca alta a livello brucia grassi. Ok? Adesso al cambio stazione, belle cariche per fare il secondo giro. Mi raccomando, non fermatevi. Piuttosto passate alla versione un po' più easy, ma non fermiamoci mai. Riprendiamo le nostre bottiglie per le più strong. Squat, con le bottiglie, e su, ricordatevi, pensate sempre a mettere il peso sui vostri talloni, così sia le ginocchia che le anche la vostra schiena lavorano in sicurezza. Ricordatevi, se sono giù, sento il mio piede, se sono troppo davanti, posso un peso dietro. E andiamo.
Versione easy, mi raccomando, braccia belle tese, con le spalle, lontano dalle orecchie. Adesso, raccontateci come sta andando. Se sei collegato adesso, siamo al secondo giro. Ci stiamo allenando per bruciare i grassi, quindi stiamo tenendo la nostra frequenza cardiaca alta, ok, a 80%, che riesce a bruciare tutti i nostri grassi. Tenete sempre l'addome contratto, anche in questo caso stanno lavorando le nostre braccia un pochino lontane dal corpo, perché l'avambraccio si allontana, quindi addome bello forte. Oh ragazze, vorrei tanto avervi qui. L'unico modo che avete per comunicare con noi sono i nostri canali Facebook, e perché no, mandateci delle fotine immortalate, i vostri allenamenti, con delle foto, con l'hashtag io resto a casa e mi alleno con i miei sporti, che danno la carica anche a noi, insomma. Come voi potete vedere noi nei nostri video, noi vorremmo tanto vedere voi. Pronti con l'addome? E su, snocciolo. Su, snocciolo. Su, e snocciolo. Su, e snocciolo. Lady con me. Su, su. Ombre di qui dentro, ragazze. Tenete duro. Preparatevi per il nostro aerobico. Cambio. Pronte. Jumping jack. Amatissimo da tante di voi. Dovete ammetterlo. Easy. Easy, easy, easy. Permettetevi di passare alla versione easy. Se siete stanche, se siete affaticate, non vi preoccupate. L'importante è non fermarsi mai. Siamo a metà allenamento. Io sono abbastanza affaticata. Fateci sapere come siete voi. Questo è l'obiettivo di questo allenamento, ragazzi. Bisogna avere e lavorare a un'intensità abbastanza elevata. Quindi ci vuole un pochino più di vinta, un pochino più di forza di volontà. E cominciamo con i nostri slanci. Hop, slancio, hop, slancio. Mi raccomando. L'unica accortezza qui che vi chiedo è il controllo del vostro busto. Andiamo. Questo esercizio lo possiamo fare anche più piccolini. Se avete i vostri bimbi vicini, fateli divertire con noi. Hop. Hop. Versione easy. Mi raccomando, controllo. E via. E via. Dai ragazze, quasi finito. Commentate, scriveteci, mandateci le foto. Cambio. Riprendo le mie bottiglie. Mi rimetto in posizione, gambe leggermente divaricate. Porto sulle braccia, tengo i miei gomiti quasi vicino alle mie orecchie, ok? E quelli saranno quelli che dovrò controllare. Addome contratto. Come vi diciamo sempre in palestra. E su. Appoggio una bottiglia d'acqua. A proposito di acqua, diteci che non avete perso l'abitudine di bere 2 litri di acqua al giorno. Questo lo vogliamo sapere.
continuate con le buone abitudini che vi abbiamo insegnato. Questo per noi è importantissimo. Oltre agli allenamenti, mi raccomando, se abbiate fatto tesoro dei nostri consigli, cambio! Facciamo i nostri addominali. Mi rimetto sul mio morbidume, una gamba alla volta, così è più sicuro. Sono su e tengo addome contratto, ombelico schiacciato in destra. Tengo, tengo. Ricordatevi, su, giù, come preferite, o meglio, come meglio per la vostra schiena, mettete una vostra mano qua, che la schiena deve essere appoggiata al pavimento, la mano non deve passare. Tengo. Posizione easy. Quattro tempi, facile, facile. Il lavoro dell'addome si sente come? Ha un'intensità leggermente inferiore. E vado. Cambio. Pronte? Per il nostro aerobico. Via. Corsettina, corsettina. Vi ricordo che anche le meno strong possono permettersi una corsettina, ginocchia un pochino più basse e una velocità un pochino più blanda, ok? Fino a che la dovresti sentire, versione easy, ok? Siamo al termine del secondo giro. Fatevi già tantissimi complimenti, se state già super brave. Mi raccomando, non mollate adesso, manca l'ultimo giro. Ok, fatelo per voi stesse, pensate solo a quello, e andiamo, corsettina, per le più strong, continuare, continuare, ditemi come sta andando, pronte per il terzo e ultimo giro, bottiglie, sempre pienissime, e andiamo. Chi riesce segue il mio ritmo. Chi riesce? Ottimo. Mi raccomando, per la versione easy, occhio alle vostre spalle. Controllo sempre il peso sui talloni, come se mi dovessi sedere su una sedia lontanissima, ma controllo anche le mie spalle e le mie braccia. Perché se stanno lavorando, hanno anche loro una posizione corretta da mantenere. Vado. Vado. Bravissimissime. Cambiamo. Bottiglie alla mano. Posizione dei piedi, ormai conosciutissima, e vado. Su e giù. Occhio alle spalle, no contratte, belle basse, come se volessero andare verso il pavimento. Il mio gomito bello fermo, più vicino possibile al mio corpo, e vado. Bottiglia presa ai lati, dalla versione più easy. Ci siamo quasi, ragazze, ci siamo quasi. Abbiamo quasi completato anche l'allenamento di oggi. Che state super bravissime anche oggi. Domani, altro allenamento. Per chi può, per chi ha voglia, anche domani ci siamo alle 10. Su, sempre con sorrisi, sempre con tanti finissima voglia. Cambio off. Facciamo il nostro addominale. Oh. Faccio sempre in strong. E su. Ci siamo quasi. Il terzo giro si sente. Lo so, ma non mollate. Andiamo. Snocciolo.
Andiamo. Tenevi su. Andiamo. Quasi finito. Quasi, quasi, quasi. Andiamo col nostro aerobico. Abbiamo finito la prima tranche di gambe, braccia, addome dell'ultimo giro. Manca 4 esercizi per terminare il nostro allenamento bruciagrassi. Andiamo, andiamo, andiamo. Per chi ha voglia, per chi è più curiosa, a fine allenamento potete provare i vostri battiti cardiaci, come vi abbiamo insegnato in palestra, ok? Mano sul vostro polso o sulla carotide, insomma. E provate la vostra frequenza cardiaca. In 10 secondi controllate i vostri battiti. Andiamo. Andiamo. Preparatevi per gli slancetti. Versione strong. Contrarre bene il gluteo. Soprattutto negli ultimi esercizi, maggiore controllo. Perché la stanchezza, la fatica, ci fa un po', ci indebolisce un po'. Quindi riportiamo la testa sulla corretta esecuzione degli esercizi. E giù. E lì. E vado. Come vedete, bella, ferma. Contrarre bene il gluteo e andiamo. Tra poco i nostri specifici, ma sempre di un allenamento per noi, eh? Siete bruttissime tendine. Ci siamo quasi, ragazzi. Commentati. Commenti più sinceri sono quelli a fine allenamento. Quindi ci aspettiamo i vostri commenti a fine allenamento, su quelli più sinceri. Controllo bene il gomito. Ci siamo quasi. Quasi. Andiamo. Alla fine potete bervi l'acqua, eh? Solo alla fine. Tutte e due litri, mi raccomando. Soprattutto dopo un allenamento bruciagrassi. Sapete benissimo che 2 litri di acqua al giorno aiutano un pochino il nostro metabolismo, eh? Quindi, se l'avete persa, questa abitudine, riprendetela. Andiamo, una bottiglia sola per fare l'allenamento un pochino più easy. O chi dallo strong è passato all'easy. Allora, bella sdraiata, appoggio tutto, una gamba alla volta e tengo, tengo, tengo. Fatevi tornare il sorriso, perché ragazzi abbiamo quasi finito. Ci manca il nostro esercizio aerobico e poi ci rilassiamo con un po' di stretching. Via easy. Fa il nostro addome a 4 tempi. Il lavoro si sente lo stesso. E come? Oh. Siamo quasi. Chissà chi ha finito l'allenamento con me. Forza. Manca poco. Ottimo. Ci manca la nostra corsettina. Guai a chi salta la corsettina. E tutti gli esercizi di un allenamento sono importanti, dal primo all'ultimo. Quindi correte fino alla fine, fino al nostro cambio stazione. Mi raccomando, tenete duro, rimettete il sorriso sulla vostra bocca, perché siete state bravissime. Tutte. Brave, brave, brave. Easy,
Flessione in Z. Ok? È l'ultimo aerobico, non fermatevi, l'importante è che ne fate uno. Ok? Via. Abbiamo finito, ragazze. Facciamo due minutini di stretching al cambio stazione. È importantissimo. Quindi non abbandonate il vostro luogo di allenamento. Rimanete con me. Ok. Mani e spalle vogliono toccare il pavimento. Sposto la testa da un lato. Sento allungare tutta questa zona del mio corpo. Rilasso tutto. Penso che ho fatto un super allenamento. Penso che sono stata bravissima. Pensatelo perché lo siete state. Vado dall'altra parte. Lentamente. Respiro profondamente. Stiamo rilassando tutta la muscolatura, anche quella interna, che ha lavorato con noi. Porto il mento vicino al mio petto. Continuo a respirare lentamente. Siete state super brave. Penso a allungare tutta questa zona del mio corpo. Il palmo della mano guarda verso il pavimento. Continuo a respirare lentamente. Lentamente. Penso a cosa voglio mangiare. Sai cosa mangerete? O cucinerete? Vado di là piano piano. Ottimo. Raccontateci se vi siete allenate da sole anche voi, come me. O se avete condiviso l'allenamento con qualcuno, in famiglia, col coinquilino, con la coinquilina, con l'amico, con l'amica. Raccontateci tutto. Porto bene? Le braccia un pochino più indietro rispetto alle spalle. Sento allungare tutto il petto. Respiro profondamente. Ok, divarico bene le gambe. Vado verso una gamba e faccio sedere indietro. Sento allungare tutta la parte interna della gamba. Bravissime ragazze, brave brave, vi aspettiamo anche domani alle 10. A chi può far piacere allenarsi con noi. Mi raccomando, state a casa ma allenatevi con gli sport, noi per voi ci siamo sempre. Piano piano mi prendo una gamba. Chi non riesce può appoggiarsi all'armadio, al letto, al divano, al tavolo, insomma in base a dove siete. Sentite bene allungare la parte qua, della vostra gamba, il vostro quadricipite. Cambio gamba piano piano. Le ginocchia sono allineate, quindi non porto il ginocchio né avanti né indietro né aperto, quindi vicino all'altro allineato. Respiro bene. Ok, ultimo. Piedi divaricati quanto la larghezza delle spalle, ginocchia leggermente flesse, bacino fino avanti. Creo una C con la mia schiena. Sento allungare tutta la muscolatura della schiena. Tutti i paravertebrali, i dorsali. Salgo piano piano snocciolando la colonna, come facevamo con i nostri addominali. Ottimo, per ultima la testa. Bravissime, anche per oggi abbiamo finito. Spero che oltre ad essere stanche, siate anche contente, felici. Commentate e ci vediamo al prossimo allenamento. Un bacione. Ricordatevi, io resto a casa ma mi alleno con i miei sport. Un bacio!